Il Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia si prepara a inaugurare la sua quarta edizione dedicata alle nuove frontiere della psicologia. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Psicoattività, con sede a Palmanova, intende promuovere e divulgare la cultura psicologica tra la popolazione per abbattere gli stereotipi che riguardano la disciplina. L'edizione in arrivo conta 5 appuntamenti di approfondimento, dal 23 febbraio al 29 marzo, in altrettanti luoghi della regione, tra Trieste, Gradisca di Sonzo, Gorizia, Palmanova e Cormons. Claudio Tonzar, direttore scientifico del festival. 23 febbraio parte da Trieste il quarto festival della psicologia Friuli Venezia Giulia, che è un momento di riflessione su diversi temi che caratterizzano la psicologia, ma in termini di qualità della vita, di benessere. Quindi parleremo di sport, parleremo di tempo libero, parleremo di differenze individuali e di temi che caratterizzano la vita di ogni persona. È un'iniziativa che si rivolge a tutta la popolazione, perché l'idea è quella di far sviluppare una riflessione delle persone sui temi della psicologia, sul proprio comportamento e quello altrui, e quindi speriamo che maggior parte delle persone possano essere interessate a quello che avverrà in questi 5 eventi che termineranno il 29 di marzo a Cormons. Presente e partner dell'evento l'Università di Trieste, come ci conferma Tiziano Agostini, professore ordinario in psicologia generale presso l'Ateneo Giuliano. Allora, fin dalla prima edizione l'Università di Trieste è presente come partner del Festival della Psicologia, aderito con entusiasmo a questa iniziativa proposta dalla psicoattività. Quest'anno l'Università ospiterà negli spazi due eventi, l'evento di Trieste, nella prossima settimana, il 23 di febbraio, la professoressa Katie Craig parlerà di realtà virtuale e ci sarà anche il rettore, mentre poi a marzo l'Università sempre ospiterà a Gorizia l'evento sulle differenze di genere. La relatrice è una docente dell'Università di Trieste, la professoressa Valentina Piccoli, che appunto cercherà di mettere in evidenza quelle che sono vere differenze di genere e anche quelle che sono differenze di genere derivate da pregiudizi che sono legati alla cultura. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.